dopo il rinnovo della Duster è arrivato il momento della Dacia Sandero, che cambia da cima a fondo, pur restando l'utilitaria più economica sul mercato, anzi una delle auto più economiche in assoluto, con un prezzo di partenza di 8.950 euro. Ma andiamo a vedere com'è cambiata. La Dacia Duster è sempre stata un'auto che bada alla sostanza. Non è mai stata un'auto di grande appeal, al contrario della Duster, ma la terza generazione ha tutt'altro impatto estetico. Innanzitutto è più bassa di 2 cm, è più lunga di 2 e soprattutto è più larga di 12. Questo comporta un grande vantaggio in termini di comfort, di abitabilità. Pensate che la larghezza è quella di una berlina compatta del segmento C, quindi è un'utilitaria davvero al top in quanto a spazio, è davvero un'auto per famiglia. Ma di questo beneficia anche il design, anche la sua linea, che è decisamente più slanciata, più tesa, più muscolosa. I passaruota ad esempio sono allargati, il lunotto è più inclinato. Insomma, guardando le immagini vi renderete conto di quanto l'auto sia più attraente rispetto a prima. E questo mi fa piacere perché rimane comunque un'auto di grandissima sostanza, ma è anche più bella da vedere. Il cambiamento si nota anche all'interno, dove ovviamente le plastiche, i materiali sono economici, plastiche dure, e non c'è una grande attenzione nelle finiture, ma è proprio questo che le dà il primato di auto più economica sul listino, se non in termini assoluti quasi sicuramente nella sua categoria. Lo spazio, dicevo, è tantissimo e arriva tanta tecnologia, a cominciare dallo schermo da 8 pollici del nuovo sistema multimediale che supporta sia Android Auto sia Apple CarPlay, che è opzionale. Poi arrivano la frenata automatica di emergenza, l'avviso dell'angolo cieco e ancora l'assistenza al parcheggio. Insomma, un'auto un po' più tecnologica e anche più sicura. A proposito di sicurezza, a proposito di qualità di guida, quello che fa la differenza è che c'è un nuovo telaio, che è quello di nuova Clio e nuova Captur, quindi un telaio più rigido che dà più sicurezza e tanta tenuta di strada in più. È un'auto molto più piacevole da guidare. A questo contribuisce soprattutto un nuovo servo sterzo che alleggerisce notevolmente il comando. Prima era davvero più pesante rispetto a quello delle concorrenti, ora si manovra con grande facilità, è comodo fare i parcheggi, è comodo utilizzarla in città. Altro grande miglioramento lo troviamo nel cambio, perché prima aveva una corsa davvero lunga ed era anche molto contrastato. Ora la leva è più corta, il pomello è lo stesso di Duster, finalmente cambio a 6 marce, ma i passaggi sono più morbidi e la corsa è un po' più breve. A questo si aggiunge una frizione leggera. Io sto provando la versione 1000 turbo da 90 cavalli e quindi la guida in città è molto piacevole. Tra l'altro è un motore anche brioso, un po' ruvido in basso se vuoi come tanti tre cilindri, però con una bella schiena e una dose di potenza che ti consente anche di utilizzarla in autostrada o in altre situazioni senza alcun complesso di inferiorità. La gamma prevede anche un 1000 aspirato, sempre a tre cilindri, da 65 cavalli, che consente di avere un prezzo d'accesso molto basso e comunque va molto bene per la città. E poi la versione a GPL, che in genere è la best seller di Sandero. Perché la best seller? Perché chi compra Sandero è molto attento ai costi. E poi c'è un grande vantaggio rispetto ad altre auto a GPL, che il gap di prezzo tra la versione a benzina e quella a GPL è di solo 500 euro, quindi circa un terzo rispetto alla differenza di prezzo che c'è tra un'auto a benzina e GPL di altri brand. Un'altra grande novità della Sandero è l'arrivo del cambio CVT, disponibile solo per la versione da 90 cavalli, quindi un automatico con variatore di coppia che semplifica la vita in città. Ma adesso andiamo a provare la variante a GPL. Ed eccomi finalmente sulla variante più apprezzata dagli italiani, quella B-Fuel benzina GPL. E dico giustamente apprezzata, perché con una differenza di prezzo di solo 500 euro trovo che sia davvero la variante più interessante, a meno che non si voglia risparmiare il più possibile sul prezzo di listino, acquistando quindi la versione 1000 da 65 cavalli.
da guidare dà le stesse identiche sensazioni della 3 cilindri turbo da 90 cavalli, anzi in questo caso abbiamo una riserva di potenza in più di 10 cavalli, quindi 100 cavalli complessivi. Quanto costa questa nuova Dacia Sandero? L'ho detto prima, resta una delle auto più economiche in assoluto. Il prezzo di 8.950 euro è davvero incredibile, ok? L'allestimento è quello base, la dotazione è ridotta all'osso, ma va bene per chi cerca davvero un'auto basic, comunque confortevole e sicura. Si passa poi agli 11.050 euro per la turbo da 90 cavalli, in questo caso con un allestimento leggermente superiore, e 11.550 euro per quella GPL, quindi 500 euro in più. Per il cambio automatico invece bisogna salire ulteriormente di allestimento e si parte da 13.600 euro, però con una dotazione di serie già più ricca. La gamma come sempre si divide in Streetway, che è la variante più pulita e più economica, e Stepway invece quella crossover con assetto rialzato di 4 cm abbondanti, le protezioni in plastica per la carrozzeria, gli skid plate, paraurti specifici e anche degli inserti colorati negli interni. Insomma, questa Dacia Sandero si conferma un'auto di grande sostanza, ma finalmente è aggiornata in termini di design, di dotazione, di sicurezza e di infotainment, e poi si guida decisamente meglio. Questo sterzo leggero è perfetto per l'uso cittadino. Se vi è piaciuto questo video mettete un like, iscrivetevi al nostro canale e poi fateci sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate di questa nuova Sandero.